Si stanno estendendo anche ad altre città della Colombia le proteste popolari per l'uso indiscriminato della violenza da parte della polizia, che mercoledì ha causato la morte nella capitale di Javier Ortoñez, un avvocato di 44 anni. In strada, e non solo a Bogotà, ma anche a Cali, Medellín, Manizales e Barranquilla, i manifestanti si sono visti sbarrare la strada dalle forze di polizia in assetto antiguerriglia. Negli scontri che ne sono seguiti sono stati distrutti 9 autobus del trasporto pubblico, diverse macchine private e negozi e presi d'assalto 17 uffici di polizia. A scatenare le proteste le immagini diffuse sul web in cui si vedono agenti infierire con violenza su Ortoñez, incuranti delle sue richieste d'aiuto. Ha cerrato io, por favor. Secondo un bilancio fornito dalle autorità, gli scontri tra agenti e manifestanti hanno finora causato la morte di 10 persone, tutte civili, e il ferimento di più di 400. Il clima nel paese è molto teso, al punto da indurre il Presidente della Repubblica, il conservatore Iván Duque, a convocare un vertice coi ministri e i responsabili dell'ordine pubblico. Qui si stanno violando tutti i diritti umani, il diritto alla protesta, il diritto alla vita, il diritto al rispetto, il diritto alla dignità. E non è giusto che con le tasse di noi cittadini si paghi lo stipendio ai poliziotti, che invece di proteggerci ci colpiscono, spiega una manifestante. La situazione è particolarmente allarmante perché, scrivono i giornali di oggi, oltre all'abuso della polizia che ha portato alla morte di Ortoñez, c'è la morte di almeno 10 persone che durante le manifestazioni sono state attaccate con oggetti apparentemente di uso esclusivo della forza pubblica.